sportivi ed appassionati di basket. Buonasera e bentornati in diretta dalla Pala Virtus di Cassino, da Simone Daguanno per Virtus Cassino TV. Oggi, in occasione di gara 3 dei quarti di finale playoff di Serie B, la Virtus Cassino ospita l'Olimpia Matera. 85 minuti non sono bastati a decretare la formazione qualificata alla semifinale del tabellone D. Altre 40, se tutto andrà bene, ne serviranno. Una Virtus Cassino che si è spesa molto in gara 2 per conquistare la vittoria. Tutto ciò però non è stato sufficiente davanti ad un Matera mai domo, neanche di fronte ai 18 punti di svantaggio a metà gara di giovedì. Questa sera dunque servirà cuore, anima e una fame per durante tutto il match, se i lupi rosso-blu avranno intenzione di staccare il pass per il turno playoff successivo. Clima già caldissimo qui alla Pala Virtus per questa gara 3 playoff. Cassino in campo con Del Testa, Bagnoli, Carrizzo, Cena, Panzini. Matera in campo con Battistini, Ravazzani, Migliori, Terezzi e Di Marco. Tutto pronto per la palla 2, pronti Bagnoli per Cassino con il numero 12, Battistini per Matera. Gli arbitri danno l'ok, si comincia. Rimbalzo favorevole a Cassino, ma palla Matera. Gioco che riprenderà subito con la rimessa da destra per Matera con Terenzi, pronto a scambiare con Di Marco. Proprio il 26 a impostare la prima azione di Matera con Migliori, chiuso da Cena, passaggio schiacciato per Ravazzani contro Bagnoli, scarico fuori ancora per Migliori, tocco di Cena irregolare, dunque fallo del 17 su Migliori. 10 secondi che se ne sono andati, Migliori in lunetta, due tiri liberi per il 53 maglia blu. Migliori 2 su 2 e apre così il match 2-0 Matera. Carrizzo, Panzini, ancora Carrizzo contro Terenzi, tutto regolare, si continua. Cena, proteste di Carrizzo, poi Cena, passaggio schiacciato in post per Bagnoli che perde per un attimo il pallone, lo recupera, fa spallate con Ravazzani e agguata il pareggio con i primi suoi due punti. Simone Bagnoli al top in queste prime due gare, oltre 20 punti per il lungo rossoblu. Adesso Cena che riconquista il possesso della sfera recuperando il rimbalzo e serve Carrizzo, punta ancora Terenzi e questa volta c'è il fallo del numero 11 sul 99 Carrizzo e dunque palla Virtus che riprenderà con la rimessa. Cena si fa vedere Del Testa, chiama a sé Panzini, servito il 6 che attacca il ferro, entra, l'appoggia ma è tutto fermo, fallo di Battistini su Panzini. Ancora palla Virtus, ancora con la rimessa questa volta dalla parte opposta, si riprende da sinistra con Carrizzo, Bagnoli, Panzini, Cena, 3 su di lui, Cena prova il tiro, tiro debole, scadono anche 24 secondi offensivi per la Virtus.
8:45 da giocare nella prima frazione, 2-2 il risultato, palla Matera, Di Marco, Migliori, arriva il blocco di Ravazzani, avanza Migliori, arresto e tiro sul ferro, c'è ancora il rimbalzo, poi Carrizzo scambia con Bagnoli, Carrizzo prova a dar via a Ravazzani, ci riesce, a voto anche Terenzi e sigla il vantaggio Virtus, più 2, 4-2. Migliori ancora col blocco di Ravazzani, Migliori la perde, recupera, scarico fuori per Battistini che entra sul tabellone, si riparte, Panzini il contropiede della Virtus, si arresta sull'arco dei 6,75 Panzini, poi gira per Bagnoli, aspetta Carrizzo lungo nell'angolo per Cena che ci arriva, prova la bomba sul ferro, Ravazzani, Di Marco dietro schiena per mandar via del testa, ci riesce nell'angolo, ci prova Migliori, ancora lui, quattro punti Matera, quattro punti di Migliori, ancora parità, poi Cena pesca benissimo Bagnoli che di tabella fa il 6-4. Terenzi, Ravazzani, Battistini, quindi Migliori, ancora Di Marco, Terenzi si prende il tiro sul ferro, poi Panzini in due tempi porta palla al 6, poi prova la bomba, cade anche a terra, si prosegue, Matera già riversato in avanti, Terenzi e poi un ottimo Carrizzo che intercetta il pallone ma regala l'assist del pareggio a Battistini che fa 6-6. Panzini, Carrizzo si libera dal blocco del testa, arresto e tiro per la bomba, Schaff del capitano e più 3 Virtus. Di Marco, blocco di Battistini, Di Marco penetra, poi col palleggio si porta fuori, chiama il movimento di Battistini che lo serve, poi punta Bagnoli, entra Battistini chiuso da Bagnoli, riesce a trovare comunque il canestro il numero 12 di Matera e si fa a meno 1 e Virtus che sbaglia ancora in azione di rimessa, fatale questo nel quarto quarto di gara 2 a Matera, non deve commettere gli stessi errori la Virtus Cassino. E dunque si riparte con Matera ancora in zona offensiva con la rimessa dal fondo e pronto Migliori, prima l'arbitro ha qualcosa da chiarire con Carrizzo e Terenzi. Migliori, scambio con Ravazzani, passaggio consegnato per il tiro di Migliori che insacca ancora e porta in vantaggio Matera, 10-9, 5:39 da giocare questa prima frazione. Cena con calma il 17, poi Panzini e Battistini, commette fallo il numero 12 sul play Cassinate. Cena dalla rimessa del testa, ancora del testa, entra del testa, vola altissimo, prova a appoggiarla, non trova il canestro, poi il tap-in è vincente di Bagnoli dopo la conquista del rimbalzo offensivo e ancora fallo a fermare l'azione di Matera, questa volta da parte del capitano rossoblu del testa su Migliori.
molto migliori. Gioco che riprende, servito di Marco, ancora di Marco per Ravazzani che arriva al rimorchio e mette la freccia. 12-11 quando siamo alla metà del primo quarto. Panzini, palla schiacciata per Del Testa, lob dentro per Carrizzo, chiuso da due, riesce a mantenerla Carrizzo che poi si gira, Westerbeck, primo ferro, migliori, avanza al 53. In posta c'è Battistini contro Panzini, prova ad arginarlo il numero 6, per sua fortuna sbaglia Battistini e può ripartire la Virtus ancora con Panzini. Quindi Bagnoli, arriva Carrizzo, arresto e tiro da tre, ancora debole, ancora primo ferro e ancora contropiede Matera con Di Marco che ribalta per migliori, arresto, tiro, ciaff, scatenato il 53 di Matera. 4-16 sul cronometro, Matera 14, Cassino 11, primo time out del match. Della time out, variazioni per coach Vettese, dentro De Ninno e Petrucci al posto di Carrizzo e Panzini, nessuna variazione invece per Matera. Palla Virtus, Cena, ancora Cena, si fa vedere De Ninno, servito il nuovo entrato, poi Petrucci, Petrucci, cambio di passo di Petrucci, e Terenzi è costretto al fallo su Petrucci. Rimessa Virtus, Del Testa, Cena, Petrucci ancora, questa volta contro Di Marco, lob dentro per Petrucci, diventa quasi un tiro, scheggia il ferro e recupera tutto Di Marco che lancia migliori, centralmente per Battistini, Petrucci riscippa il pallone, riparte la Virtus. Petrucci si prende la bomba sul ferro, Battistini altissimo per il rimbalzo, quindi Di Marco si arresta, scambia con migliori, chiama lo schema, vuole il pallone Battistini, Ravazzani pensa per un attimo alla tripla, poi preferisce consegnare il pallone nelle mani del 53 che gira per Di Marco, punta Cena, 3 secondi, tira Di Marco e trova il canestro. Più 5 Matera, ultimi 3 minuti del primo quarto, pronta anche la prima variazione per coach Pudignano. Attenzione a Petrucci che entra, è in sottomano, sigla i primi suoi 2 punti. Ecco il cambio annunciato, esce Battistini, al suo posto Ochoa, ottima prestazione anche del numero 14. In gara 2 Terenzi, Di Marco,
Terenzi. Ancora Terenzi per Di Marco da tre. Segna ancora il 26 di Matera e riporta il parziale su più 6. Adesso Petrucci. Bello il pallone schiacciato dentro per Bagnoli che sbaglia però l'appoggio, recupera tutto Ravazzani che lancia ancora una volta Di Marco che si arresta, ormai alla mano calda, questa volta trova il ferro e poi le mani di Bagnoli che consegnano a De Testa. Cena, De Ninno, De Testa, gira per Petrucci, in posto per Bagnoli contro Ravazzani, Bagnoli tutto fermo. Fallo di Ravazzani su Bagnoli che ha l'opportunità dalla lunetta, due tiri liberi, ultimi due minuti scarsi. Bagnoli fa 2 su 2. Di Marco attaccato subito da Del Testa che spende il suo secondo fallo personale. Coach Vettese che lo fa accomodare in panchina, al suo posto rientra con il numero 6 Lorenzo Panzini. Pronto Terenzi, servito Ochoa, si consegna subito nelle mani sagge di Di Marco. Migliori, ancora Migliori, non parte il pick and roll con Ravazzani, intercetta tutto De Ninno che serve Cena. Cena si gira bene su Di Marco, poi arriva Migliori su di lui e gli ruba il pallone, riparte ancora l'ex San Severo che si arresta dietro per Ravazzani. Due punti. Panzini. Via Terenzi nell'angolo per De Ninno. Prova la bomba sul ferro Ravazzani. Di Marco. Ravazzani. Terenzi. Ancora Terenzi. Raggiunge il pallone Ravazzani, ancora su Bagnoli, buona la virata per due volte, non trova il canestro il 42, poi Bagnoli lancia Petrucci. Petrucci punta Terenzi che cade, l'ultimo tocco è il suo, palla Virtus. Pronto ad entrare Bini per coach Vettese. Esce Cena, esce Terenzi, entra Marra per Matera. Petrucci sul punto di rimessa. De Ninno gira per Petrucci, quindi Bini, ultimi 4 secondi, va Bini con la bomba sul ferro, Bagnoli per un attimo, poi Di Marco, ancora opportunità per la Virtus, rimessa fondo per l'ultimo tocco di Di Marco.
Cambia ancora coach Putignano. Dentro con il 9 Varaskin al posto di Migliori. 24 secondi sul cronometro, 14 a disposizione per la Virtus, 21 Matera, 15 padroni di casa. De Ninno, lunghissimo per Panzini che ci arriva. Panzini, 10 secondi, entra Panzini, scarica per Petrucci che si prende un altro fallo. È il quinto per Matera e dunque si riprende dalla lunetta. Dopo Bagnoli anche Petrucci per i due tiri liberi. Rientra a cena per Bagnoli e Petrucci in lunetta. Risponde Matera con l'uscita di Ravazzani e entrata in campo di Pasqualini. Una partita a scacchi tra i due coach. Primo libero realizzato da Petrucci. Va con il secondo, sono 2 su 2. Spende il fallo De Ninno su Di Marco. Tredici secondi alla fine del primo quarto. Rimessa Matera. Di Marco. Ochoa. Entra Ochoa. Stoppato in maniera irregolare da De Ninno che spende ancora il fallo. Ochoa che trova i due punti e il fallo per il tiro libero aggiuntivo. Potenziale gioco da tre dunque per Matera che può chiudere la prima frazione sul più 7. Va Ochoa e realizza. 3 secondi, Petrucci per nessuno, troppa fretta del numero 8 e regala l'ultimo possesso a Matera. Pronto a riprendere il gioco Di Marco, primo assistente a qualcosa da rettificare con coach Vettese e giudici di gara. La Virtus è la signora di la Virtus.
dentro Banac per Cassino. Di Marco, e l'arbitro vede il fallo di Bini. Su Ochoa, ancora il lunetta, il numero 14 di Matera. Segna ancora Ochoa, fa 2 su 2, 26-17, 3 secondi, 1, Bini in buzzer beater, la insacca! E si conclude così la prima frazione di gioco con la bomba di Matteo Bini allo scadere. Olimpia Matera 26, Virtus Cassino 20. Per l'inizio della seconda frazione di gioco, Cassino in campo con Petrucci, Panzini, Bini, Bagnoli, Carrizzo. Matera che risponde con Di Marco, Ochoa, Vareskin, Marra e Pasqualini. Palla Virtus, si riparte dal 26 a 20 per l'Olimpia sulla Virtus Cassino. Adesso Marra esce con troppa foga su Carrizzo e commette fallo. Palla ancora per i padroni di casa con la rimessa dal lato. Pronto Panzini. Servito Bini, l'autore della bomba allo scadere del primo quarto. Petrucci, punta Vareskin. Petrucci dentro per Bini che fa saltare Ochoa, ma il gioco è fermo, infrazione di passi del 14 rosso-blu e palla Matera. Di Marco si libera dal blocco Marra che gira per Vareskin che entra ancora contro Bini nell'angolo per Pasqualini che ci arriva, poi prova a girare per Di Marco. Palla fuori dal campo. Ma l'arbitro dice che è ancora palla Matera.
palla che sul passaggio nell'angolo di Pasqualini era già uscita con l'ultimo tocco proprio del play rossoblu e dunque rimessa a favore degli ospiti che vanno adesso al tiro con il numero 21 Marra che sigla i primi due punti della seconda frazione più 8 Matera. Petrucci, Panzini, Bagnoli, arresto, tiro, primo ferro, Di Marco, si riversa in avanti Matera, Di Marco deve aspettare però l'arrivo dei compagni, serve Ochoa, ancora Di Marco, perde il pallone, recupera Carrizzo che va via Ochoa, su di lui Varaskin, quindi ancora Carrizzo, aspetta Panzini che riconsegna al 99, va al canestro e lo trova. Fuori con il 26 Di Marco, dentro Migliori per coach Putignano. Servito Marra, porta palla al 21, Varaskin, Migliori, bene su Petrucci, avanza ancora con il blocco di Ochoa, poi Bagnoli, col fallo. Migliori, Ochoa, passaggio consegnato per Marra che punta Panzini, entra, perde il pallone, si butta, lo recupera per un attimo Panzini, arriva Migliori che prova a prendersi il tiro ma commette infrazione di passi e regala il possesso alla Virtus. Otto minuti e 19 prima dell'intervallo, Matera ancora in vantaggio 28-22. Panzini, Bini, Panzini ancora, si fa vedere Petrucci, Panzini preferisce la corsia per Bini che prova a girarsi su Ochoa, poi lo scarico fuori ancora per Panzini, Bini col blocco, Panzini non passa, palla a Petrucci, arresta, bomba sul ferro, al rimbalzo Bini, non trova ancora canestro la Virtus, dunque Pasqualini che riparte per Matera servendo Marra che poi serve Migliori, prova il tiro sul ferro Petrucci, Panzini, Bagnoli, Panzini ancora, Carrizzo, Panzini, Bagnoli, Bagnoli si gira, non convalidato il canestro a lungo rossoblu, solamente fallo su Simone Bagnoli da parte di Migliori. Neanche i due liberi, semplice rimessa per Cassino con Manuel Carrizzo, Bagnoli, ancora Carrizzo, Bini, ribalta Panzini, Carrizzo contro Pasqualini, Carrizzo, buono la finta di corpo per liberare il tiro sul ferro, Bagnoli, ancora fallo sul 13, questa volta ci sono i due liberi e c'è anche il cambio di coach Putignano, dentro Ravazzani, fuori Ochoa.
1 su 2 Bagnoli. A rimbalzo offensivo prova Bini, l'ultimo tocco è di Migliori, rimessa rosso-blu, meno 5 Virtus. Pronto Panzini, Bini, palla intercettata da Varaskin su Bagnoli, Marra, Pasqualini, Varaskin gira per Migliori, alla tripla, piedi a terra, non sbaglia. Panzini, pronta la mossa a cena per coach Vettese. Petrucci si incarta col pallone, lo recupera, poi Pasqualini commette fallo sul numero 8. 6 minuti e 35, Virtus che è sotto 31-23. Esce Bini, entra a cena. Bagnoli dalla rimessa, lungo per Cena, quindi Panzini. Bagnoli in posta, palla schiacciata di Panzini, va col gancio Bagnoli, non trova il canestro, non trova il tapin Carrizzo, ci mette la mano Ravazzani che lancia Marra, ancora Ravazzani, scambia ancora col 21, si prende il tiro Marra sul ferro e poi al rimbalzo c'è il fallo di Ravazzani e si riparte dalla lunetta, è il quinto per Matera. Che corre ai ripari e butta in campo il numero 12 Battistini. Petrucci e lunetta finalmente per battere questi due tiri liberi dopo una lunga chiacchierata della due arbitrale ancora una volta con i giudici di gara. Per Petrucci, primo tiro debole, secondo troppo forte e si rimane sul 31-23. Migliori per Ravazzani, infrazione di piede, di Bagnoli, palla Matera. Migliori, Marra avanza col blocco di Battistini, poi Ravazzani, Migliori, Ravazzani a liberargli lo spazio e poi il 53 che perde il pallone e Sfera che torna in possesso dei Lupi Rossoblu. Panzini, Carrizzo, Panzini,
prova con la bomba, doppio ferro, Battistini su Bagnoli a recuperare questo pallone, poi va via Cena, punta anche Petrucci, entra Battistini, prova di tabella e poi da dietro Cena con la stoppata, ma è irregolare. E dunque fallo fischiato. Cambio Matera, dentro Di Marco, fuori Marra. Rimessa per Matera. Prima però cambio per Vettese. Vedremo se entrerà adesso il capitano rossoblu. E così esce Petrucci. Partita molto accesa, arbitro che va a placare gli animi dei due coach. Di Marco, Migliori e ancora Cena con il fallo, questa volta su Migliori. Fischio un po' generoso a mio avviso questo dell'arbitro, adesso del testa che lotta con Di Marco. Palla fuori dal campo e ancora proteste per questa decisione arbitrale. Ancora arbitro vicino alla panchina di Cassino. Deve stare attento Vettese. Rimessa dunque Matera, 5-19 all'intervallo. Olimpia 31, Virtus 23. Di Marco si libera dal blocco Pasqualini, poi in post serve Battistini, contro del testa anche Carrizo su di lui, non trova il canestro Battistini, trova però il rimbalzo offensivo per il canestro del più 10 Panzini, via Battistini, palla schiacciata per Bagnoli, intercettata con il piede da Ravazzani e ancora palla Virtus. Carrizzo sul punto di rimessa. Cena. Carrizzo. Contro Di Marco. Buona la vidrata. Va al tiro Carrizzo. E trova il canestro. Migliori perde il pallone, lo recupera Ravazzani, Migliori e ancora fallo fischiato a Enzo Cena. Dietro Terenzi per Pasqualini, per coach Putignano. Dentro Bini per Cena, per coach Vettese. Palla Matera, ultimi 4 minuti e 25 prima dell'intervallo lungo. Migliori, Battistini, Di Marco se la va a prendere, punta Panzini col blocco di Ravazzani, Battistini in sottomano,
riporta i suoi a più 10. Panzini, Carrizzo, Carrizzo, fallo ancora dell'ex Montegranaro su Carrizzo, che adesso va a dirgli qualcosa. Opportunità anche per Carrizzo, due tiri liberi in precedenza, 0 su 2 per Petrucci in questa terza frazione, seconda frazione. Su due per Manuel Carrizzo, puliti i suoi liberi. Di Marco, migliori del testa non lo molla, poi arriva Bagnoli, ancora fallo. Adesso Bagnoli chiede spiegazioni, anche perché non riesco neanche io a capire dove l'arbitro abbia visto questo fallo di Simone Bagnoli. Ed è il quinto fallo di squadra anche per la Virtus Cassino. Migliori riprenderà dalla lunetta quando siamo a 3 minuti e 52 dalla fine della seconda frazione. L'arbitro che fischia il doppio tecnico a Ravazzani e Carrizzo. Migliori per i due tiri liberi. Su due migliori, più 10 ancora Matera. Panzini, Bini, Panzini, Bini, Bagnoli, Ravazzani su di lui, Bagnoli prova a farsi spazio, ci riesce Bagnoli, l'appoggia bene, poi Di Marco, già ripartita Matera, Battistini a terra Bini, e finalmente fallo anche per la Virtus Cassino. Anzi, rettifico, il fallo è di Matteo Bini su Battistini. Altri due tiri liberi per Matera e l'arbitro che fischia anche il tecnico alla panchina rosso-blu.
Battistini 2-2, adesso Migliori per il fallo tecnico fischiato alla panchina della Virtus Cassino. Realizza Migliori. E possesso ancora per Matera, che adesso si trova a comandare di 11 lunghezze, 40-29, Ravazzani, 3 minuti e 30 alla fine, Battistini, entra Battistini, di tabella, ancora 2 punti, Panzini, Bini, Carrizzo, Panzini, gira per Del Testa, punta Battistini, entra Del Testa, prova il tiro sul ferro, Ravazzani al rimbalzo, quindi Di Marco per Terenzi, Di Marco, Migliori, punta Carrizzo, si prende il tiro Migliori, scheggia il ferro, riparte Panzini, 3 contro 2, Carrizzo, Battistini su Carrizzo, e questo sì che è fallo del 12 su Manuel Carrizzo. Battistini, cambio, esce Ravazzani, dentro c'è Carrizzo, è pronto in lunetta per l'esecuzione dei due tiri liberi. Ancora 2-2 per Carrizzo e ancora meno 11 Virtus, 2-43 all'intervallo. Di Marco, Migliori, non va con la tripla, serve Ochoa che riconsegna, Migliori, pick and roll, Ochoa in sacca, Carrizzo, Bini, ribalta per Del Testa, intercetta tutto Battistini, palla Virtus, Del Testa, serve Panzini, Bini, si libera bene di Di Marco, si prende il tiro Bini e realizza. Terenzi, Di Marco, Terenzi ancora, Panzini su di lui, ok falli, Terenzi prova il tiro sul tabellone, Bini al rimbalzo, lancia Carrizzo contro Di Marco, Carrizzo prova la virata, mantiene il possesso, poi prova a penetrare di palleggio, preferisce girare per Panzini, entra lui e in sacca. Un minuto e 29 all'intervallo, time out, Matera 44, Cassino 35.
del timeout. Riprende il gioco con la rimessa per Matera di Marco. Migliori, Terenzi, Ochoa contro Bagnoli, si riappoggia a Terenzi che libera la tripla del 47-35. Bini, Panzini prova a replicare con la bomba, primo ferro di Marco su Del Tessa a recuperare questo rimbalzo, e Capitano che invita i suoi alla calma. Partita di nervi. Terenzi, Di Marco, Ochoa pensa per un attimo al tiro, poi perde il pallone, recupera Bagnoli, Carrizzo, buono il ball handling su Di Marco, va via Carrizzo, fa tutto da solo e poi trova un canestro formidabile. Di Marco, Migliori, ancora Migliori, chiude Bagnoli, palla a Terenzi, Ochoa, Bini, tutto regolare. Carrizzo, Bagnoli, vede che solo, attacca il ferro e realizza. Si va all'intervallo con la Virtus Cassino sotto di 10 con l'Olimpia Matera. Seconda frazione che si conclude con il risultato di 49-39.
Bentornati qui in diretta dalla Pala Virtus di Cassino per gara 3 dei quarti di finale playoff tra Virtus Cassino e Olimpia Matera. Squadre che rientrano dagli spogliatoi con il risultato di 49-39 a favore dell'Olimpia Matera sulla Virtus Cassino, che affronta questo inizio di terza frazione con in campo Carrizzo, Panzini, Bagnoli, Cena, Del Testa. Matera con Di Marco, Ravazzani, Terrenzi, Battistini e Migliori. Palla Olimpia Matera. Tutto pronto, si rinizia. Di Marco. Migliori. Ravazzani. Arriva Terenzi. Arresto e tiro di Terenzi sul ferro. Carrizzo prova a mantenerla in campo dopo il tocco al rimbalzo. Non riesce nell'intento il 99. E dunque palla Matera che rimane in zona di attacco con la rimessa da fondo. 14 secondi sul cronometro. Pescato bene Battistini da Di Marco. Si apre così la terza frazione con i primi due punti di Battistini. Panzini, Carrizzo, lob dentro a cercare Bagnoli, trovato bene, primo tiro non va, il secondo sì, dopo il rimbalzo offensivo. Due punti e tiro libero aggiuntivo per il fallo di Ravazzani su Simone Bagnoli. Può accorciare la Virtus il parziale. Va Bagnoli, realizza, meno 9 e 9 minuti e 20 da giocare. Di Marco, Migliori, non arriva ad intercettare il passaggio Del Testa, entra Migliori e ancora l'arbitro che fischia fallo ai danni di Migliori da parte di Del Testa. Rimessa a fondo Matera. Di Marco. Migliori, tocca per un attimo Panzini, riesce a mantenere il possesso Matera. Ravazzani, Battistini, si prende la bomba debole, finisce nelle mani di Carrizzo che riparte per la Virtus. Palleggia dietro schiena per liberarsi di Terenzi, ancora l'11 su di lui. C'è anche il blocco di Bagnoli, palla poi a Del Testa che manda a vuoto Di Marco. Entra Del Testa, palla che fa il giro del ferro, poi esce, poi risponde presente Bagnoli col tapin. Di Marco, Migliori, si libera di Del Testa, si prende il tiro, ferro e ancora fallo fischiato a Del Testa. Esce Del Testa, entra Petrucci. Nonostante le decisioni arbitrali, Virtus Cassino deve rimanere calma. Calma che è mancata agli uomini di Vettese in questi primi due quarti. Virtus deve giocare come sa, farsi trasportare dagli avversari che adesso vanno a realizzare i due punti della 53-44 con Migliore dalla lunetta. 8 minuti e 20 da giocare questa terza frazione. Carrizzo si libera bene, poi serve Cena. Prova a entrare, a terra Migliori, entra Cena in sottomano e realizza. Di Marco, Ravazzani, Migliori,
ancora al tiro Migliori sul ferro, non c'è fallo questa volta, recupera Petrucci che lancia Panzini, si porta sul lato sinistro, poi serve centralmente Cena che entra ancora e insacca. Meno 5 adesso Di Marco, Terenzi, si libera il blocco Migliori, servito, poi in posse per Ravazzani, chiuso da Petrucci, buona la virata di Ravazzani, non attacca il ferro, scarica fuori per Battistini che tocca soltanto, arriva nelle mani di Di Marco che sbaglia la bomba e poi in quelle sagge di Carrizzo che perde il pallone, ma per sua fortuna il gioco è fermo. Arbitro che aveva fischiato prima della ripresa del gioco per consentire la pulizia del parquet. Ma per il tifo assordante alla Pala Virtus, giocatori non si sono accorti del fischio arbitrale. Si riprende adesso con la rimessa per la Virtus Cassino con Manuel Carrizzo, 7 minuti e 14, Virtus Cassino che è rientrata bene dagli spogliatoi da un parziale di meno 10, adesso è a meno 5, 53-48. Matera che approfitta per effettuare il cambio, fuori Ravazzani, dentro Ochoa, pronto Carrizzo, Petrucci, Panzini, ancora Panzini, Carrizzo, va Carrizzo, meno 3, Battistini, Terenzi, Migliori, solito movimento del 53 a smarcarsi e poi il fallo in attacco di Ochoa su Enzo Cena, consente alla Virtus Cassino di riconquistare il possesso del pallone. Carrizzo, serve Cena, Panzini, va con lo schema, Panzini, palla intercettata fuori dal campo da Terenzi, ancora palla Virtus, 11 secondi a disposizione. Panzini, Cena, Carrizzo, arresto e tiro con la mano davanti di Battistini, fa meno 1. Di Marco, Migliori, Ochoa, va con la tripla, doppio ferro, Petrucci, Cena, lanciato da Panzini, si arresta al 17, passaggio consegnato a Panzini, ancora Cena, 9 secondi, entra Cena, e ancora Ochoa a commettere fallo sul 17 Cena, e ancora palla Virtus.
con l'opportunità in zona offensiva con la rimessa dal fondo. 5.46 sul cronometro per questa terza frazione. Carrizzo, Bagnoli, non riserve Carrizzo, quindi scarico fuori per Panzini che gira per Petrucci. Sorpasso Di Marco, spinta di Migliori su Carrizzo, non vista, si prosegue. Ochoa, fallo di Panzini, sempre su Ochoa, fischiato. Dunque palla Matera, Migliori, Di Marco, buono il ball handling su Panzini, poi scarico dietro per Ochoa che pareggia. Scambio Panzini-Cena, porta palla al 17. Arriva Carrizzo, Panzini sotto per Bagnoli. Questa è la calma che deve cercare la Virtus, perché la porta a realizzare azioni come questa. Adesso ancora errore per Matera con Di Marco dall'arco, e rimbalzo recuperato ancora da Petrucci che adesso riceve da Bagnoli. Petrucci, Bagnoli si prende un altro tiro, primo ferro al rimbalzo offensivo, c'è Cena che gira per Petrucci, per Panzini che va con la bomba della più 5 Virtus, che rientro dagli spogliatoi. Time out Matera. Time out, ultimi 4 minuti e 6 alla fine della terza frazione. Virtus che è rientrata bene dagli spogliatoi, parziale di meno 10. Adesso Virtus che comanda a più 5 su Matera, che è in attacco con Battistini, scarico per Ochoa, trova ancora il ferro e poi ancora nelle mani di Cena per il rimbalzo. Panzini, Carrizzo, si rinnova il duello con Terenzi, ancora Carrizzo, Cena, punta Migliori, poi si prende la bomba dalla punta dell'arco e fa più 8. Battistini, Terenzi, Battistini arriva a disturbare Bagnoli ottimamente, sbaglia una seconda volta Battistini, poi Ochoa al rimbalzo non arriva e poi Panzini di esperienza la fa rimbalzare su Di Marco e ottiene la rimessa e il possesso e anche l'espulsione
di Di Marco. Coach Putignano butta in campo Marra al posto dell'espulso Di Marco e Carrizzo in lunetta per il fallo antisportivo dunque su Lorenzo Banzini. Adesso è la Virtus a più 10 su Matera. Panzini, Cena, va ancora da 3, Cena questa volta a ferro e poi nelle mani di Varaskin per il rimbalzo, scivola Battistini, palla che torna a Matera con Marra per Terenzi, in posto c'è Ochoa, gira per Varaskin, Battistini, passaggio consegnato a Marra, ancora Battistini, si gira e step back, trova il canestro. Panzini, Cena, ribalta bene dal lato opposto per Petrucci da 3 sul ferro, Ochoa al rimbalzo, lancia Battistini, cambia il passo, entra Battistini, infrazione di passi, palla Virtus. Cambia ancora Matera, dietro Pasqualini, fuori Battistini. Carrizzo, Petrucci, Cena, vuole palla Bagnoli, servito Bagnoli contro Ochoa, tocca quest'ultimo, palla Cassino. Carrizzo, Cena, Carrizzo, arresto, tiro da 3, primo ferro Terenzi, riparte Marra, imposta lui con l'uscita di Di Marco, Pasqualini, Ochoa, gira per Varaskin, quindi Marra, si prende la bomba, primo ferro Carrizzo al rimbalzo e riparte lui, ancora Carrizzo, chiuso dietro per Petrucci, quindi Panzini, 1:28, Panzini entra nell'angolo per Cena, sporcata la traiettoria da Terenzi, Cena tocca soltanto, rimessa Matera. Pasqualini, Marra, Terenzi, Battistini, entrato adesso al posto di Ochoa, Battistini contro Cena e trova il canestro e libero aggiuntivo, altro potenziale gioco da tre per Matera,
per il fallo di Enzo Cena, che adesso lascia il campo a Matteo Bini. Realizza Battistini, meno 5 Matera, 65-60, 1 minuto e 10 da giocare. Carrizzo lancia Bagnoli che la tiene, poi uno scarico dietro per Bini che serve Fanzini, quindi Carrizzo voleva infrazione di campo Matera, arbitro che lascia continuare. Bagnoli contro Battistini, Bagnoli si gira, scarico fuori per Petrucci, bomba! Marra, Terenzi, Battistini, punta Bini, va via Battistini, va in sottomano e realizza un bel canestro. Fanzini, 20 secondi, non può portarla fino alla fine Fanzini. Petrucci spara ancora, Zacca! Battistini prova a replicare con la bomba, solo ferro per lui, rimbalzo di Bagnoli che fa scadere e si chiude così la terza frazione di gioco che vede la Virtus Cassino in vantaggio sull'Olimpia Matera per 71-62. Siamo pronti dunque per vivere anche l'emozione di quest'ultimo quarto tra Virtus Cassino e Olimpia Matera. Si riparte dal 71-62 per i padroni di casa che scendono in campo con Petrucci, Panzini, Carrizzo, Bagnoli e Bini. Matera con Pasqualini, Marra, Battistini, Terenzi e Varaskin. Bini, passaggio consegnato a Panzini. L'invito al movimento Bagnoli, lo fa Panzini, arresto e tiro dalla lunetta sul ferro, Terenzi in due tempi, recupera il rimbalzo, lancia Battistini, entra Battistini e trova un canestro fotocopia al suo ultimo di tabella da una posizione difficile. E ancora gioco da tre per Battistini, canestro più fallo. Realizza Battistini. Panzini.
Petrucci si libera bene, scarico per Bini, bomba! Marra si libera dal blocco di Renzi, servito, poi Battistini, Bini alto su di lui, Battistini lo punta, Battistini va via e c'è fallo di Bini. Rientra Migliori per Matera, fuori Marra, anzi rettifico, fuori Pasqualini. Palla Matera, 8 minuti e 52 alla fine del match, 74-65 Virtus. Migliori, Marra, bello il passaggio schiacciato per Varaskin che perde però l'attimo, aspetta Migliori che libera il tiro sul ferro, Carrizzo, Panzini, Petrucci da tre, ancora troppo forte sul ferro, bene il rimbalzo offensivo, scarica fuori per Panzini, prova anche lui da tre, bomba! Marra, Migliori, va Migliori, perde il pallone, lo regala a Bagnoli che ringrazia, poi si prende anche un colpo, si prosegue, Bagnoli per Scabini, temporeggia, aspetta l'arrivo dei compagni, scarico fuori per Panzini, quindi Petrucci, Bagnoli, Migliori, cambio per entrambe le parti, fuori Bini, dentro Cena per Cassino, fuori Battistini, dentro Ochoa per Matera, rimessa a fondo Cassino, Carrizzo, Panzini, ancora Varaskin, palla intercettata fuori dal campo, ancora palla Virtus con la rimessa da destra, Carrizzo per Petrucci, che non agguanta, e palla Matera, avanza Marra, Terenzi, Migliori, prova la bomba sul ferro, Cena al rimbalzo, Panzini, Carrizzo dentro per Bagnoli che ci arriva con l'aiuto di Migliori e insacca al 79-65. Marra, Terenzi, taglia il campo Migliori, lo serve adesso Terenzi, Migliori, arresto, tiro, ferro, Carrizzo, libera l'area, serve Panzini, pronto a rientrare Ramazzani per Matera, Carrizzo, buona la finta su Ochoa che serve il passaggio della bomba a Enzo Chen. Migliori, servito da Marra, è pronto del testa per la Virtus, forse per dare un po' di respiro a Manuel Carrizzo che ha speso molto in questo match. Cena, palla scacciata nell'angolo per Petrucci, non tira questa volta, gira ancora per Cena, quindi Panzini, pronto anche Bini a subentrare, Panzini da lontanissimo va con la bomba, giro del ferro e poi nelle mani di Migliori, quindi Terenzi, punta Carrizzo, scivola Terenzi,
prova a tenerla, si butta anche Ochoa, non la tiene, infrazione di campo Matera e palla Virtus Cassino. Ecco i cambi annunciati, fuori Varaschin, dentro Ravazzani per coach Putignano e dentro Del Tessebini per Vettese al posto di Carrizzo e Bagnoli. 5 minuti e 50 alla fine del match, 82 Cassino, 65 Matera. Panzini scambia con Cena, ancora il 17, Cena fa tutto da solo, perde il pallone, prova a recuperarlo, ci pensa Terenzi che punta Panzini, attacca il ferro e realizza. Chiama il time out coach Vettese, 5 minuti e 30 alla fine. Fine della time out, quintetti che si rischierano sul parquet di gioco, 5 minuti e 30. Palla Virtus Del Testa, servito Petrucci. Cena, Petrucci ancora, taglia il campo Del Testa, servito. A sua volta Panzini, ma Del Testa preferisce entrare, poi lo scarico fuori per Cena, scarico ancora per Bini da tre sul ferro, migliore al rimbalzo. Porta palla ancora al 53, lob dentro a cercare Ochoa, che non trova la palla, la trova Cena, che consegna a Panzini. Bini, Panzini, Del Testa, Panzini, arresto, tiro di Panzini, canestro. Marra, Migliori, blocco di Ravazzani, entra Migliori, prova ad appoggiarla, ma Bini spende fallo sul 53. Esce per 5 falli Matteo Bini al suo posto, si rivede il capo Manuel Carrizzo. Esce anche Marra per Matera, dentro Pasqualini, 2 tiri liberi per Migliori. Migliori 2 su 2, non si lascia intemorire. La fischia sordanti del Palavirtus, 84-69, 4 e 15 da giocare. Panzini, Petrucci, Del Testa, Cena, sbaglia il passaggio consegnato per Petrucci, un rimpallo lo favorisce, poi Panzini da 3 con la bomba. Cosa trova Panzini?
migliori contro Carrizzo, ancora migliori, fuori per Ochoa, schiacciato in post per Ravazzani contro Petrucci, si gira Ravazzani, tutto fermo, canestro non valido del 42. C'è però il fallo di Petrucci, fermare l'azione offensiva di Matera su Ravazzani, e dunque rimessa da sinistra per Matera che sostituisce Terenzi con Battistini. Riprendere migliori Pasqualini, entra Pasqualini a vuoto Panzini e realizza due punti. Carrizzo gira per Petrucci, ancora dietro per Carrizzo, chiamasse il blocco, poi pesca nell'angolo Cena. Fallo di Ochoa su Petrucci, si scaldano gli animi. Si spiegano i due, fischio che premia Petrucci. Il fallo di Ochoa che adesso lascia il campo a Terenzi. Fallo tecnico fischiato ancora alla panchina della Virtus Cassino, dunque Ciocco che torna nella parte opposta del campo con il tiro libero di Migliori che realizza, possesso ancora per gli ospiti, 3 minuti e 18 alla fine. E attenzione perché nella quarta frazione, in gara a 2, la Virtus Cassino con un parziale di più 18. Sappiamo tutti cosa è successo. Adesso Migliori intercetta bene Panzini, quindi del testa Panzini, Carrizzo. Panzini. Cena. Libera la bomba, debole però, finisce nelle mani di Ravazzani che serve Pasqualini. Migliori manda a vuoto Carrizzo, entra Migliori e trova il canestro. E tecnico fischiato anche a Migliori che voleva il fallo su questo tiro da parte di Cena, non accontentato dall'arbitro che in compenso gli fischia il tecnico che manda Carrizzo dalla lunetta. Realizza Carrizzo l'88-74, 2 minuti e 38, palla Virtus, dentro Bagnoli, fuori Cena. Bagnoli lascia Panzini,
quindi Petrucci, Carrizzo, chiama il blocco di Bagnoli, del testa, da tre sul ferro, Bagnoli al rimbalzo, lotta Bagnoli, la tiene, tutto fermo, infrazione di doppio palleggio di Simone Bagnoli, palla Matera. Panzini ancora ad intercettare un altro pallone e mantiene anche il possesso. L'ultimo tocco è di Migliori. Palla Virtus che ha già ripreso con Panzini Carrizzo che adesso riceve da del testa. Panzini. Bomba. Ferro, Ravazzani, Pasqualini, Terenzi, Migliori, non tira, lo fa adesso sul ferro, Ravazzani a rimbalzo, tutto fermo. Fallo di Ravazzani a rimbalzo su Bagnoli, palla Virtus. Panzini del testa, Carrizzo, arriva Bagnoli del testa, pescato, entra del testa e zacca. E tiro libero aggiuntivo per il capitano. 1 minuto e 26, Virtus Casino sempre più vicino alla vittoria. Realizza Maurizio del testa. Migliori, via tutti, poi sbaglia la cosa più semplice. E poi Bagnoli lancia Panzini. Carrizzo. Fallo di Terenzi su Carrizzo. Quinto fallo, bonus. E ancora Carrizzo in lunetta. Pronto De Ninno per la Virtus. Pronto anche Pasquinelli. Carrizzo. Fuori Panzini, dentro Pasquinelli, fuori Carrizzo, dentro De Ninno. Standing ovation per Lorenzo Panzini e Manuel Carrizzo. Ultimo minuto di gioco. Poi la Virtus che parte già con i festeggiamenti. Palla ancora Virtus, infrazione di passi di Battistini. Pasquinelli. Bagnoli. Del testa. De Ninno. Bagnoli. Si gira, cade Bagnoli. Frazione di passi del 13 rosso-blu.
palla Matera, ultimi 36 secondi del match. Pronto anche Banac al posto di Bagnoli. Putignano butta in campo Lopane al posto di Migliori e c'è spazio anche per Galuppi per la Virtus Cassino. Esce il capitano del testa riprende il gioco Pasqualini Lopane Varaskin Terenzi Lopane si prende il tiro primo ferro Banac per un attimo poi ancora Lopane fuori per Battistini 13 secondi Terenzi contro Galuppi Terenzi entra Terenzi tiro debole finisce nelle mani di Galuppi e match che si conclude con la Virtus Cassino che si aggiudica gara 3 dei quarti di finale playoff vincendo per 93-74 sull'Olimpia Matera e strappa il pass per il turno successivo e qui dal Pala Virtus di Cassino è tutto, un saluto da Simone Daguanno e a risentirci.